te una Mukkari senza filtri. Vi svelo perché ho lasciato le Iene. Teoma Mukkari ha finalmente rotto il silenzio, circa il suo addio improvviso alle Iene. Sono passati già diversi mesi da quando il conduttore romano non è più comparso al fianco di Belen, nel programma di Italia 1. Nessuno sino ad ora aveva reso pubblici i reali motivi di questo addio. Solo una nota di Mediaset aveva parlato di altri progetti per Mukkari. Insomma, il suo abbandono pareva legato ad altri progetti TV targati Mediaset. Peccato che sino ad ora non si è visto nulla di nulla. Si era vociferato di un litigio piuttosto acceso tra Mukkari e il papà della trasmissione Davide Parenti. A seguito di questo scontro, Teo sarebbe stato cacciato dal programma. Voci che però non avevano mai trovato conferma. Ebbene, poche ore fa, è stato proprio Mukkari a rompere il silenzio sulla vicenda e lo ha fatto nel corso di un'intervista rilasciata al Libero Quotidiano. Qui il nostro Teo ha fatto intendere che l'addio alle Iene è stata una sua decisione. Nessuno lo ha cacciato. Teo ha rivelato di aver preso questa decisione perché voleva tornare a fare teatro dopo 20 anni passati in TV. Voleva tornare ad avere un confronto diretto con il pubblico. Cosa che succede solo in teatro. Una scelta artistica la sua, non certo un ripiego. In effetti, attualmente Mukkari è a teatro, con O più bella cosa non c'è. La verità sul litigio con Davide Parenti. All'orizzonte non sembrano esserci nuovi progetti in TV, almeno nel breve periodo. A Teo non è ancora stato affidato nessun programma. Si sa però che il conduttore ha proposto all'azienda del Biscione un progetto che, a quanto pare, i piani alti starebbero ancora valutando. Nel frattempo si diverte facendo teatro. Nel corso dell'intervista, si è parlato anche del rapporto tra Mukkari e Davide Parenti. Quest'ultimo, nei mesi scorsi, aveva lasciato intendere di aver chiuso i rapporti con il conduttore romano in modo tutt'altro che sereno. Oggi Mukkari ha fatto un po' di chiarezza. Dalle sue parole, emerge il fatto che lui non ha mai litigato con Davide Parenti. Si è limitato ad andare da Parenti per comunicargli che non sentiva più quell'entusiasmo di prima nel condurre le Iene. Tutto qui. Teo voleva lasciare il posto a gente più motivata di lui. Questa almeno è la sua versione. Di certo non rinnega il passato, visto che ha passato ben 25 anni nel programma di Italia 1. Prima come inviato, mentre gli ultimi 5 anni come conduttore. Si è pure scoperto che è stato proprio Teo a caldeggiare l'arrivo di Belen Rodriguez nel programma. Detto questo, pare chiaro che il futuro di Mukkari sia principalmente in teatro. Per quanto riguarda un suo eventuale ritorno in TV, ha dichiarato di volere un programma tutto suo, che gli consenta di continuare anche con il teatro. Una cosa è certa, anche se non lo vediamo attualmente in TV, Mukkari non se ne sta a casa a fare nulla. Cosa ne pensate? Sarà vero che ha lasciato le Iene per scelta sua? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.